40 anni, sono passati 40 anni dalla morte di Grace Kelly, principessa di Monaco, già diva di Hollywood, simbolo dell'identità nazionale statunitense, i colori chiari, denti tanto belli da sembrare finti. Una milionaria che vuole fare della sua vita un capolavoro sociale, senza sgomitare. Grace Patricia Kelly si limitò ad assecondare il suo destino, ragionevolmente. L'infanzia dorata, l'Oscar a 24 anni, il matrimonio con il principe Ranieri III di Monaco, una scia luminosa che la condusse ai vertici della scala sociale, senza l'incubo di una gavetta. La fortuna le chiese un unico, definitivo prezzo finale. Il 13 settembre 1982, a 52 anni, Grace, la principessa, cadde in un burrone mentre era a bordo di una rover con la figlia Stephanie, in mezzo alle sterpaglie, rocce e panorama montano, tra la casa estiva di Rocagel e il palazzo di Monaco. Morì il giorno seguente senza aver ripreso conoscenza. Non tutti sanno che un oscuro presagio indicò la tragedia imminente. Voi credete ai segnali? Quelle anonime coincidenze che in varie forme ci spiegano come andrà il futuro. Un tale Braghedin ne ha fatto un libro interessante. Cogliete i segnali, spiega. A volte sono anche solo messaggi di saluto da parte di chi non c'è più. È dall'astrologia. È terrorizzata all'idea di morire in un incidente stradale, disse in tempi non sospetti la dama di compagnia Madge Thievey-Foucault. La morte di Grace fu preceduta da un segnale inquietante. Nel mese di agosto, 30 giorni prima dell'incidente, la principessa partecipò con il marito Ranieri, i figli Caroline e Albert ed altri amici ad una mini crociera nei mari del nord sulla nave Mermoz. Della comitiva faceva parte anche Joan Dale, amica di lunga data, ex moglie dell'ex consulente economico di Ranieri. Grace e Joan Dale si volevano bene e l'americana era invitata agli eventi pubblici e privati della famiglia principesca. Durante la crociera, Joan e Grace si divertirono come due mamme in vacanza. Grace insistette per fare una foto insieme a Joan, che aveva con sé una macchina fotografica. Al momento di salutarsi, Grace però pregò l'amica di far stampare le foto e di spedirle a Monaco affinché anche lei avesse un reportage del viaggio. La Dale così fece. E quando ricevette le foto scattate nella crociera, ebbe un brivido. Tra quelle foto ce n'era una che non aveva scattato. Mostrava un paesaggio di montagna, sterpaglie, rocce, vegetazione spontanea ed una croce da lapide mortuaria sul ciglio della strada. La signora Dale chiese a chi appartenesse quella foto, ma il proprietario del negozio non trovò nessun cliente che avesse scattato un'immagine simile. Tra le foto di Grace, insomma, si collocava inspiegabilmente quella croce in un panorama del tutto simile a quello in cui sarebbe morta l'amica un mese dopo.